Buongiorno a tutti, è con vero piacere che oggi presentiamo l'interessante conferenza di Marina Dell'Omo sul Legnanino a Torino, con particolare attenzione al lavoro svolto dal pittore a Palazzo Carignano, Cappella dei Mercanti e Palazzo Falletti di Barolo. In realtà l'idea della conferenza nasce da una collaborazione tra Palazzo Carignano e Palazzo Falletti di Barolo nella consapevolezza che è molto importante cercare di offrire al pubblico la possibilità di eh, creare dei collegamenti tra eh, residenze diverse, dando la possibilità quindi di, eh, di comprendere e apprezzare eh, due palazzi eh, cittadini, eh, seppur molto diversi, che hanno comunque delle analogie, il rapporto tra loro. Quindi ehm, in realtà questa conferenza ha un po' lo scopo di invitarvi a quella che sarà poi eh, la stagione autunnale in cui speriamo, dopo l'emergenza Covid-19, di poter vi ospitare in due visite guidate che verteranno su eh, appunto i due palazzi Palazzo Barolo e Palazzo Carignano e sulla figura di Legnanino. Buongiorno, oggi diamo inizio a una nuova sinergia, una collaborazione nata tra il nostro museo Palazzo Paletti di Barolo e Palazzo Carignano, due veri e propri capolavori del barocco piemontese. Sarà infatti il conte Ottavio Provana di Druent, alla fine del 600, a completare la costruzione del palazzo di famiglia ed affidarne a diversi artisti la decorazione dei suoi interni. Grazie all'abile mano di autori come il Legnanino, il Mari, l'Affner, il Brambilla e il Trevisani, il conte riuscì a imprimere il proprio stile e il proprio gusto, tant'è che oggi il palazzo è considerato uno dei grandi centri della produzione artistica piemontese nella fine del XVII secolo. Punti in comune non saranno i protagonisti di un nuovo racconto che permetteranno di svelare piccoli segreti e curiosità di due delle maggiori residenze aristocratiche della Torino Barocca. Nel 1679 si dava avvio ai lavori del cantiere di Palazzo Carignano per volontà del principe Emanuele Filiberto Amedeo nell'ambito di un possibile passaggio della corona ducale di Savoia allo stesso principe. Il progetto di Guarino Guarini, già a Torino per Carlo Emanuele II, si configura in questa ottica, cioè eh, costruire una residenza reale aggiornata ad altri progetti con analoghe funzioni, con gli spazi articolati secondo il cosiddetto cerimoniale di visita. In tale contesto assumeva un significato fondamentale il sistema delle volte alla cui vista e ammirazione doveva indirizzarsi lo sguardo dello spettatore, secondo un modello che doveva essere stato condiviso dallo stesso principe, che tra l'altro possedeva nella sua biblioteca personale eh, il trattato del Duran relativo proprio a questo problema. A tal fine, Guarino Guarini aveva consegnato una serie di ambienti connotati con volte composte e lunettate, indipendenti rispetto alle pareti sottostanti. Su tali spazi intervenivano i pittori e a riguardo il principe attuava delle scelte alternative rispetto a quelle, ad esempio, attuate nel vicino palazzo reale, ovvero la decorazione andava nella direzione di inserire le scene figurate entro un apparato architettonico dipinto che esaltava l'apparato e lo schema, comunque architettonico, costruito. Era questa una modalità che aveva incontrato particolare fortuna eh, a Bologna e non nella vicina Milano, eh, dove esistono esclusivamente poche eccezioni al riguardo e mh, mh, si ricordano appunto ad esempio Palazzo Archinto purtroppo distrutto in occasione del, degli eventi bellici, dove il Lanzani Andrea Lanzani interveniva eh, con Marcantonio Chiarini e ancora ehm, il Palazzo dei Crivelli, dove Enrico Hafner lavorava con Giovanni Ambrozio Besozzi, e Palazzo Taverna, eh, dove in una sala ancora interveniva il Besozzi, questa volta con il Castellino. E, e nei palazzi invece milanesi, e Lombardi in genere, nelle stesse ville suburbane, prevaleva un altro sistema comunque decorativo, che era quello della decorazione eh, dei, delle fasce sottostanti i soffitti, soffitti lignei e eh, che a loro volta erano poi eh, decorati con eh, motivi mh, di carattere appunto ornamentale. Il connubio di architettura dipinta e pittura figurata era stato attuato. In, in in modo esemplare nel salone della Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti a Torino tra il 1694 e il 1695, ad opera degli stessi artisti che sarebbero poi intervenuti a Palazzo Carignano, ovvero Stefano Marilegnani, detto Legnanino, e i fratelli grandi Giovanni Battista e Gerolamo, esperti eh, proprio nell'arte della quadratura e con un'esperienza eh, attuata soprattutto in grandi cantieri ecclesiastici. Non è nostro se il principe rimanesse in qualche modo affascinato eh, da eh, questo salone o se invece su di lui pesassero ancora le cose viste a Bologna che come si, era, si è detto prima era un po'... Un riferimento per tale modalità comunque di decorazione e nel corso appunto dove, a Bologna, dove lui era stato nel corso dell'esilio. Certamente la città felsinea era per lui un referente se si rivolgeva al letterato bolognese Ercole Agostino. Però, per il programma del salone da attuarsi al piano nobile del palazzo. È un programma che avrebbe dovuto eh, riguardare eh, la glorificazione eh, di Ercole. In questo eroe, secondo il, il manoscritto di questo programma sopravvissuto, si identificava il padre eh, del principe, ovvero Tommaso, noto per le sue imprese eh, militari. Ma questo soggetto non avrebbe avuto poi luogo all'interno di, di questo salone, diventato poi sede mh, del Parlamento, ma eh, si sarebbe invece eh, eh, espresso. A piano terra eh, del, del, del palazzo, in una delle sale nell'ala meridionale, ma come vedremo con modalità ridotte e semplificate. E non è noto se eh, lo stesso principe eh, per il restante programma si fosse rivolto a qualcuno nello specifico, eh, quali fossero le tracce appunto, seguite per la realizzazione del complesso nell'insieme. Certo è che mh, i pittori... E, eh Avevano comunque nelle loro biblioteche personali eh, testi eh, di carattere appunto eh, anche iconografico, comunque testi a cui si sarebbero tenuti nelle decorazioni eh, come traccia comunque eh, di lavoro e in questo senso anche Legnanino eh, seguiva eh, questa, questa prassi. Tanto è che nella sua biblioteca personale, censita nell'inventario post mortem, eh, erano annotati una serie. Di autori canonici e classici, tra i quali per citare i più significativi Boccaccio, Ariosto, Torquato Tasso, Apuleio, Ovidio, Giovanni Francesco Loredano con la sua Iliade giocosa, Cesare Ripa, Vincenzo Cartari e non in ultimo il Lomazzo con il suo Trattato nell'arte. La chiamata del pittore milanese avveniva nel momento in cui la sua fama cominciava a circolare anche fuori dall'ambito strettamente lombardo formatosi principalmente a Bologna, dove tra l'altro era stato indirizzato da Vitaliano VI Borromeo, con un soggiorno anche romano, ora finalmente appunto documentato, aveva iniziato la sua carriera eh, poi eh, in alcune località provinciali della Lombardia e tra queste località eh, primeggiava Novara, allora parte del ducato appunto milanese, eh, e dove il pittore veniva chiamato per, eh, dalla Basilica di San Gaudenzio, che era la chiesa come dire, più importante eh, della città, e, e dove veniva scelto in alternativa l'altro protagonista della cultura figurativa eh, lombarda di questi anni, ovvero Andrea Lanzani, per la vivezza dei colori e la nobiltà del pensiero. Corrievano, correvano gli anni 90 e correva anche già la sua fama, come dimostra la, poi la chiamata in questi stessi anni, nel Sacromonte di Orta che, dove intervenivano peraltro tutti i pittori lombardi più importanti, e questo fin dall'inizio del 600. La chiamata torinese eh, avveniva per la decorazione comunque di per la, la, la realizzazione di pitture murali. E, eh, Inizialmente nella Congregazione dei Banchieri dei Mercanti, come appunto ho citato prima, e eh, contemporaneamente per, il Palazzo Falletti, per una sala del Palazzo Falletti Barolo. Si trattava in entrambi i casi di soffitti dipinti, nel caso della Congregazione dei Banchieri dei Mercanti, per una superficie di ampie dimensioni, in entrambi i casi eh, con pittori specializzati nell'architettura dipinta. In questi contesti il nostro dispiegava a pieno quelle che erano le sue qualità, la sua esperienza in materia di glorie dipinte, di spettacolari rappresentazioni di sotto in su, ma anche la sua formazione bolognese. Infatti nel salone della congregazione eh, sono le sibille e i profeti a riportarci ai modelli eh, di sante ed eroine viste nella bottega del, del bolognese Lorenzo Pasinelli sicuramente bottega da lui frequentata e che poi lui avrebbe ripreso anche in quadri singoli destinati a collezioni private. La decorazione della volta della congregazione assumeva il ruolo di cantiere pilota prima dell'impresa di Palazzo Carignano. Con una pittura che non era più vincolata da cornici in stucco o in legno, ma era inserita in un apparato architettonico dipinto in una decorazione, in una direzione comunque già decorativa, che lasciava spazio alla parte figurata. Nella residenza del principe Emanuele Filiberto, dove l'intervento dei pittori secondo le fonti scritte, avveniva in circa 12 camere. I primi ambienti coinvolti nella decorazione negli anni 1695-98 corrispondevano con eh, le camere a piano mh, terra e nel piano, piano nobile mh, posizionati verso nord. A piano nobile eh, in realtà eh, sono rimasti solamente degli apparati di carattere... Eh, di architettura comunque dipinta, opera dei Fratelli Grandi, mentre la parte figurata eh, non è più visibile. A piano terra sono eh, le prime due sale eh, che si affacciano sul cortile interno: ovvero un'anticamera e la camera grande del letto, e si aprono con temi dedicati alla celebrazione stessa eh, dei Carignano. Nella prima sala: il filo conduttore è l'Ira di Achille, nella seconda è la gloria eh, del, dell'erede al trono Vittorio Amedeo, a cui si accompagnano nelle lunette eh, sottostanti trionfi di Scipione, forieri di future fortune militari. Le modalità rappresentative in questi due ambienti sono diversificate, eh, seppure le volte seguono un simile schema tripartito. Nell'anticamera con uno spazio maggiore riservato all'architettura dipinta, ove volteggiano sovrapposte delle figure alate. Nell'altra sala spiccano i quattro telamoni eh, a monocromo a reggere il tondo centrale, ove le figure si dispongono seguendo la linea della cornice, mentre per il resto la costruzione degli spazi risulta eh, articolata nel succedersi concatenato di campi differenti, cieli aperti affiancati a cupole dipinte, ove le figure si sovrappongono all'architettura, personaggi alati nelle vele a reggere eh, tendaggi ridondanti. La leggerezza e la grazia connotano poi la rappresentazione delle divinità poste nel soffitto del corridoio adiacente a separare l'appartamento già occupato dal marchese di Roccavione Francesco Giuseppe Birago, primo scudiere del principe. Questi ambienti che si affacciano sulla via si popolano nelle volte con altri miti, entro quadrature prospettiche con sfondati, tutto con toni delicati, privi di sodezza architettonica reale, con l'uso anche prezioso dell'oro anche nei motivi decorativi. Le scene, configurate come glorie, eh, di cui Legnani aveva quelle date ormai un'approvata esperienza raffigurano Bacco eh, portato a Nisa da Mercurio Psiche eh, portata in Olimpo il Caro del Sole con l'Aurora che scaccia la notte entro cieli che si affacciano nel, che si aprono nel mezzo dei soffitti profilati da delle cornici dorate eh, putti giocosi cartelli, cartelle con dettagli di storia, a storia monocromo entro un impianto dei toni nell'insieme più intimi e eh, comunque meno aulici pertinenti alla destinazione stessa degli ambienti. Sul lato meridionale del palazzo documentato per le decorazioni tra il 1699 e il 1703 nelle due sale a piano terra a seguire un ambiente decorato solamente nella volta eh, con eh, Decorazioni architettoniche da Giovanni Battista Pozzi, gli apparati delle volte, eh, caratterizzati dalla scena centrale figurata entro la consueta finta cornice dorata, si differenziano nelle parti sottostanti. In quella detta delle battaglie, i cornicioni, dati da elementi architettonici, sono interrotti da cartelle con delicate scene a monocromo, vasi di fiori, volatili. Nella sala adiacente, detta delle stagioni, eh, la composizione architettonica dipinta si fa più complessa, con eh, finte cupole sugli spigoli, due scene figurate sui lati lunghi, entro elaborate cornici e altre cornici ancora sui lati brevi ad inquadrare due medaglioni. Le figurazioni seguono come di consueto la traccia della mitologia. Nel primo ambiente... Eh, abbiamo il tema comunque di Giunone, Io e, e Argo, con eh, nella, nella parte centrale, opera probabilmente del fratello di Stefano Marelegnani Tommaso, che è documentato per un quadro della volta di una sala a pianoterra. Giunone che eh, ordina di apporre eh, gli occhi di Argo sulla, sulla coda del pavone. Nella sala appunto a fianco. La gloria di Ercole presentato a Giove con due storie a lato, Ercole onfale ed Ercole sulla pira, eh, temi questi eh, che eh, si rappresentano in formato ridotto e mh, maggiormente comunque mh, eh, ridimensionato rispetto a quel programma voluto da, eh, dal, dal letterato Borò a cui si era rivolto lo stesso principe. Al piano nobile, ora occupato dal Museo del Risorgimento, gli impianti architettonici dipinti nelle volte accompagnano le storie figurate solamente in tre ambienti. Nella camera eh, dove dormiva il Ser Principe Amedeo, la parte figurata, inquadrata entro una cornice a stucco, rappresenta la gloria dell'Olimpo dell con il principe assurdo al cospetto di Giove, tra Ercole e Diana, forse alludenti al padre Emanuele Filiberto e alla madre Caterina, secondo, eh, in questo caso ritratta come Diana, quindi secondo una modalità eh, cara alla corte Sabauda. In questo soffitto, dove manca appunto la parte architettonica eh, dipinta, e il il Lignanino dispiega eh, direi compiutamente le sue capacità eh, nel riempire grandi spazi non nei modi misurati e più classici di Carlo Maratta ma in quelli più caotici e soffusi di corregismo del Gaulli a cui il nostro dovete sicuramente guardare nel corso del soggiorno romano. Il punto di vista eh, non è più univoco come per lo più negli altri um, soffitti e la lettura della figurazione eh, si um, allarga ai quattro lati dell'ambiente. È certo che in, queste, in questa sala eh, l'evoluzione comunque eh, del legnanino in senso moderno appare decisamente compiuta in una direzione quasi avviata verso il Rococò. Eh, così come nei due ambienti con la gloria di Diana identificata con la dea Luna e il principe presentato in veste di guerriero a Giunone. Qui l'impianto pittorico si dispiega secondo un una modalità eh, simile con un motivo a spirale, asimmetrico con le figure che si dispongono eh, a seguire l'andamento della cornice. Nell'ultimo ambiente dove ritroviamo eh, l'intervento del legnanino, eh, il soffitto si presenta tagliato al centro da un modaglione eh, bordato in stucco, eh, vuoto, mh, che probabilmente ospitava una, una tela dipinta eh, che non, non è nota e comunque non è, non è visibile. Mentre eh, tutto il resto della decorazione eh, è, eh, appunto, si svolge sul, sul, sul resto della superficie, con eh, Apollo, col, col suo carro guidato delle ore, in questo caso l'Apollo solare, e non più eh, l'Apollo che abbiamo visto rappresentato nella sala comunque a, a, piano, a piano terra e i quattro, quattro continenti eh, rappresentati con finte statue dorate sopra mensoloni dipinti, anche questo è un tema assolutamente consueto nei palazzi del principe. È indubbio che in questi ambienti il Legnanino sembra raccogliere una summa di versioni allargate, eh, spazianti eh, da quanto visto a Bologna ma anche a Roma e forse anche a Parma, dove nel corso del soggiorno comunque bolognese è probabile eh, avesse effettuato comunque un'incursione. Ma eh, il risultato era un risultato così assolutamente straordinario, anche nell'ambito comunque del suo curriculum, un unicum per il pittore milanese a questi tempi, considerando le osservazioni fatte in precedenza relativamente al fatto che nei palazzi comunque privati milanesi eh, non era questa della, della decorazione su grandi superfici delle volte, non era una pratica così diffusa, eh, non erano insomma ancora i tempi del tiepolo eh, che sarebbe intervenuto poi nella stessa Milano segnando un poi una rivoluzione anche nel campo della decorazione murale delle volte. E per questo i modelli comunque con cui Legnanino doveva necessariamente confrontarsi erano visti fuori dalla terra d'origine nei suoi soggiorni formativi. L'esperienza a Palazzo Carignano avrebbe avuto un ulteriore appendice nel 1707 con un quadro eh, progettato per la camera della principessa, così viene detto nei documenti, che non sappiamo poi se effettivamente attuato. L'attività del Legnanino Palazzo Carignano aveva avuto oltre citato intervento nella congregazione dei banchieri e dei mercanti un immediato precedente, seppure più eh, ridimensionato, nel Palazzo Falletti Barolo. Qui il nostro era convocato per la decorazione eh, di un soffitto eh, di un'anticamera a piano terra nell'ambito di lavori condotti al tempo del Conte Ottavio Provana di Druent. Nella prima metà dell'ultimo decennio del Seicento. Anche in questo caso il pittore milanese interveniva con un quadraturista, Giuseppe Antonio Castelli, detto il Castellino, con cui egli aveva collaborato eh, negli anni immediatamente precedenti nel Duomo di Monza. Lo stesso Castellino lavorava contemporaneamente per una sala a fianco insieme ad un altro milanese, Ambrogio Besozzi ed è singolare che questo stesso gruppo di artisti si ritrovasse a Milano affiancato in una sala del citato Palazzo Taverna e anche nel Palazzo dei Giureconsulti. Qui il sistema decorativo, attuato anche in altre sale della residenza, era simile poi a quello attuato nel salone di piano terra Palazzo Carignano. Le pitture si collocano secondo un raffinato gioco illusionistico su piani separati. Al centro, entro una cornice polilobata dipinta, si rappresenta il trionfo di Ercole. Alle quattro estremità della stessa cornice poggiano delle cartelle a monocromo eh, affiancate da figure di telamoni. Con all'interno eh, le, le fatiche dell'eroe che riportano a memorie bolognesi e in particolare alle cartelle dipinte da Carlo Cignani nella chiesa nella, in San Michele al bosco. Sotto questa struttura dipinta il soffitto si completa con una fascia dove trovano posto una serie di divinità eh, assise. Una modalità questa che riprendeva il motivo delle fasce passa sotto. Molto comuni nelle decorazioni dei palazzi lombardi e milanesi, associata solitamente con un soffitto ligneo, diversamente in questo caso da una volta affrescata.